Mancano poche ore alla gara con il Trapani, in una gara fondamentale per il Pescara. Come ci si prepara, Luciano, a questa sfida? Beh, non abbiamo armi che lavorare, lavorare sodo, lavorare bene, con professionalità ma anche con entusiasmo, perché comunque il calcio è un gioco, dobbiamo farlo seriamente, è il nostro lavoro. È chiaro che abbiamo bisogno di una vittoria assolutamente contro una squadra che è lì penultima, che ha appena cambiato allenatore, per cui ha qualcosina probabilmente dal punto di vista della voglia di fare bene. Probabilmente l'allenatore nuovo trasmette questo, è chiaro, dalla nostra abbiamo tanto di più di loro probabilmente dal punto di vista dell'atteggiamento eccetera, per cui cercheremo di fare la nostra partita assolutamente con la maniera serena tra virgolette, ma non dobbiamo sbagliare. Luciano Zauri sente la fiducia dell'ambiente ma soprattutto della società, del presidente Sebastiani in queste ore? Assolutamente sì, no? Il presidente è la persona che mi ha scelto appunto per guidare questa squadra, sapendo appunto le difficoltà che sarebbero state, ma non solo mia, da parte di tutti. Qualsiasi allenatore durante la stagione ha delle difficoltà dovute a mille situazioni. Non accampiamo scuse, a Frosinone abbiamo fatto male, ma insomma la classifica è talmente corta lì da vedere che una vittoria cambierebbe tutto. A proposito di Frosinone, a mente fredda rifaresti le stesse scelte, manderesti in campo il Pescara con lo stesso modulo della partita dello Stilpe? È troppo facile adesso dire che forse cambierei qualcosa. Io credevo fermamente in quello che volevamo proporre, non ci siamo riusciti ovviamente, però insomma in tutte le partite, anche quelle vinte, qualcosa di sbagliato c'è stato, anche in questa persa qualcosa di buono probabilmente si è visto. È chiaro che quando perdi hai poco da recriminare, voglio dire, quindi siamo consapevoli di quello che non abbiamo fatto e sappiamo quello che dobbiamo fare. Dicevi non dobbiamo accampare scuse, giustamente, però hai anche ricordato qualche giorno fa che questa squadra sta facendo a meno dall'inizio del campionato di Tuminello e Balzano, sta facendo a meno di Fiorillo che è il portiere e il capitano, di Palmiero, anche di Bettella nell'ultima gara, sono assenze pesanti, evidentemente questa squadra non può fare a meno di determinati giocatori. Ma io non mi nascondo mai, ma nessuna squadra può fare a meno di 4-5, diciamo, pseudo titolari, che dopo il campo magari dice altro, però sono giocatori che sulla carta sono stati presi o erano qui per giocarsi la maglia titolare, non avendoli tutti assieme contemporaneamente fa sì che tutte le squadre di calcio, dalla Serie A all'ultima, possano incontrare difficoltà. Noi le abbiamo avute purtroppo quasi contemporaneamente e quindi tante situazioni sono anche addebitabili appunto a queste situazioni. Domenica il Trapani, dopo pochi giorni ci sarà la gara di Livorno e poi si chiuderà il girone d'andata con il Chievo. Quanti punti Luciano Zauri spera di portare a casa? Troppo facile dire 9. Beh, io veramente sono concentratissimo come la squadra sulla partita di domenica col Trapani, non si può pensare ad altro. Abbiamo bisogno di fare assolutamente punti, dobbiamo vincere, è chiaro che poi vincere aiuta a vincere. Tornerà il modulo con l'albero di Natale nella gara con i siciliani? Beh, il Natale si avvicina, per cui siamo pronti a rispolverare l'albero.